Oggi siamo qui alla Cuba Immigrazione con Rajan e gli chiediamo: ma perché Cuba Immigrazione scende in sciopero il 23 ottobre? Segniamo per chiedere sicuramente più diritti per chi non ha voce, in particolare abbiamo un focus sui centri di permanenza per il rimpatrio, i CPR, che ha aperto il 10° CPR precisamente qui a Milano in via Corelli. Siamo chiaramente contro questa apertura di questo lager e vogliamo portare in piazza le rivendicazioni di chi privato di diritti viene detenuto e recluso dentro questi luoghi. Metteremo anche la voce di tutti i bambini e le bambine nate in Italia ma che fino ai 18 anni non hanno diritto alla cittadinanza italiana e quindi sono privi di tantissimi diritti, tra cui poter partecipare ad Erasmus una volta che sono all'università, poter fare dei viaggi con la classe, poter partecipare a competizioni sportive o scolastiche proprio perché non hanno nessun diritto riconosciuto in assenza della cittadinanza italiana. E chiederemo un accorciamento ulteriore dei tempi di attesa della cittadinanza perché sappiamo che anche se adesso durante il nuovo decreto immigrazione ci dicono che i tempi di attesa della cittadinanza si limitano oggi a 2 anni, nonostante questo sappiamo che i tempi sono molto più lunghi. Prima era 4 anni, comunque ci sono persone ancora oggi che si presentano al nostro sportello che aspettano da 6 o 10 anni la risposta per la cittadinanza, oggi a 2 sappiamo bene che sarà 4, 5, 6 e noi siamo stanchi di vedere la gente privata anche di questo diritto, nonostante tutto quello che pagano, nonostante tutte le tasse che versano, nonostante siano uno dei polmoni principali che fa respirare l'economia di questo paese anche in tempi di pandemia. Senti, Raja, quindi questo sciopero generale assume una sfumatura multirazziale. Certo, come in ogni sciopero in cui partecipiamo ci teniamo chiaramente ad essere la voce di chi non ce l'ha, quindi dei migranti, ma anche delle donne lavoratrici discriminate nei luoghi di lavoro, discriminate per strada e che se non uniamo, se non difendiamo insieme i nostri diritti, appunto, ne verremo continuamente privati perché niente ci viene regalato ed è tutto da conquistare solo e esclusivamente tramite la lotta.